Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi avete piacere appunto di provare insieme a me a far circolare energia positiva, quindi tenendo il più possibile lontana l'energia negativa delle persone e la negatività in generale, appunto iscrivetevi al mio canale. Nel momento dell'iscrizione, se appunto vi fa piacere darmi il vostro supporto in questa impresa, insomma, e mi permettete anche di crescere, ricordatevi di attivare la campanellina per rimanere aggiornate o aggiornati su quelli che saranno i miei prossimi video. Questo video è in collaborazione con delle carissime amiche. E questa volta si tratta di Ornella del canale Ornella Maffei, Rosy del canale L'impossibile può diventare possibile e Annalisa del canale Il mondo di Annalisa. Giù in info box poi io vi lascio i loro riferimenti e mi raccomando, andate a vedere anche i loro video gemelli rispetto al mio. Se ancora non le conoscete, iscrivetevi ai loro canali, altrimenti non sapete cosa vi perdete. E se appunto vi fa piacere sostenere, insomma, sostenere anche questa collaborazione è nata dalla nostra amicizia, mettete tanti bei pollici in su per noi. Allora, questo è un video sui preferiti del mese di ottobre. Io ho, diciamo, scelto soprattutto prodotti per il make-up e un accessorio per il make-up e un prodotto per il corpo e iniziamo proprio da lui. Allora, questo sì, penso che comunque si vedano abbastanza, poi magari faccio anche così, eccoli qua, insomma, si intravedono comunque. Allora, questo è un olio corpo con argan e rosa damascena, è un prodotto di Yves Rocher e questa qui è una referenza da, ecco, magari, eccola, così si vedono proprio i petali di rosa, sì, magari io anche non mi taglio la testa. Questa è una referenza da 150 ml. Allora, io l'avevo preso ancora un pochino di tempo fa e a prezzo pieno costa sui 15 euro. Io l'avevo pagato qualcosina in meno, forse circa 13, non ricordo esattamente. Comunque mi ricordo che a prezzo pieno costa 14,95 euro. Allora, non so se questo effettivamente è stata un'edizione limitata ed effettivamente anche adesso, quando nei negozi o con le consigliere di bellezza Yves Rocher si possa reperire. Io lo avevo trovato in un negozio Yves Rocher. Allora, chiaramente, insomma, vi devono insomma, è magari anche, diciamo, così superfluo sottolinearlo, insomma, vi deve piacere la tipologia di insomma, vi deve piacere la sensazione dell'olio su tutto il corpo. Altrimenti, insomma, non vi consiglio proprio questa tipologia di prodotto. Se è una cosa che vi piace, se vi piace anche proprio questa sensazione inebriante, questo massaggio e questa sensazione, passatemi il termine, voluttuosa che lascia sulla pelle, io vi dico, se in qualche modo riuscite a reperirlo, io diciamo, lo uso soprattutto appunto insomma quando iniziate, quando le temperature si abbassano, così insomma d'estate per svariati motivi non sono riuscita ad utilizzare questo olio corpo. Tra l'altro comunque dura tanto. Io questo sono circa a metà, l'ho utilizzato diciamo abbastanza e ne basta, ecco, questo sì, una quantità minima. Va massaggiato, ecco, non si assorbe poi così rapidamente, cioè c'è proprio questa sensazione voluttuosa del massaggio, sentendo questo profumo delicato di rosa, appunto della rosa damascena, che
che però porta anche ad atmosfere lontane, rilassanti, insomma è anche un piccolo, passatemi il termine, viaggio sensoriale. Se riuscite a trovarlo, se vi piace la sensazione dell'olio su tutto il corpo, se vi piace insomma concedervi un po' questa piccola evasione, questo tipo di relax, io ve lo consiglio assolutamente, mi riavvicino e lo metto. Così si vedono proprio questi petali di rosa ed è bello poi andarlo così, eccolo qua, si vede anche a scuotere. Allora, sto molto attenta ad appoggiarlo, ecco, assolutamente, insomma, quasi tutti i prodotti che sono degli oli, poi insomma, hanno la caratteristica di non essere sicuramente comodi da portare via. Questo sì. Allora, quindi accessorio per il mio make-up ed è questo pennello, ve lo faccio vedere anche così. Ecco, questo è un pennello di Elite, sì, se magari insomma l'avessero scritto con caratteri un pochino più grandi avrei anche gradito, ma pazienza. Allora, questo è morbidissimo, insomma penso che si veda anche così. Io lo utilizzo per la cipria. Io questo l'ho trovato, sono riuscita a trovarlo in un supermercato che appunto ha un reparto beauty piuttosto fornito e quindi aveva anche tutti questi pennelli per il trucco. A me piace molto proprio per la morbidezza delle setole, è da un pochino che ce l'ho. Lo porto anche su e giù, casa mia, casa di mio moroso, quando appunto si va via per qualche giorno, cerco sempre di fare quel pochino di attenzione portandolo via e devo dire che insomma, tutto sommato, con qualche accorgimento, anche poi quando vado a pulirlo, mi sta durando. È semplice da utilizzare, mediamente, insomma, non è così difficile da utilizzare, mi piace molto proprio come aggrappa la polvere della cipria. E queste setole morbide, insomma, sono quasi una coccola sul viso. Allora, insomma, ora invece passiamo proprio a queste referenze di make-up. Allora, questo fondotinta in stick di Benecos. E questa è una referenza da 6 grammi. Il colore è Ivory, non dà solo diciamo un nome, non è presente una numerazione. Io i prodotti di make-up di Benecos li trovo insomma, presso il negozio biologico Natura Sì. Penso che comunque Benecos si possa reperire o anche in altre catene di negozi biologici o anche online. Non so se magari poi anche effettivamente in qualche erboristeria, da me però effettivamente si può trovare solo da Natura Sì. Allora, anche questo diciamo un fondotinta in stick col fatto che anche io mi porto via la pochette con i trucchi, chiaramente col caldo no, è comodo, ve lo faccio anche un attimino vedere così vi faccio. Sì, si vede poco, diciamo poi perché appunto si va proprio a fondere con la mia pelle. Io sì, avendo una pelle comunque piuttosto chiara, sono andata a scegliere una tonalità piuttosto chiara. È molto molto comodo da portare via, va benissimo per i ritocchi, insomma, anche dopo magari aver mangiato, se appunto poi adesso con la mascherina per essere ritoccato velocemente e appunto non ha un fattore di protezione solare, quindi anche qui insomma faccio attenzione alla insomma, fascia oraria in cui lo uso, però è decisamente comodo da portare via, abbastanza semplice da stendere, fa quel ritocco diciamo efficace ma veloce. Adesso non mi ricordo effettivamente quante siano poi le colorazioni disponibili perché sì, effettivamente a volte le referenze di Benecos non hanno tutte queste colorazioni disponibili. Questo sì, però
Però, insomma, se magari anche avete la curiosità di provare un fondotinta in stick, che io, ecco, anche come diciamo esperienza mia, però mi sento di consigliare ad una pelle normale, mista, ma insomma, non ad una pelle particolarmente secca e neanche magari a chi cerca una coprenza, diciamo, elevata, perché comunque insomma la coprenza è media, ecco, questo sì. Però insomma la curiosità di provare questa tipologia di fondotinta, di vedere poi come ci si trova alla resa, insomma io assolutamente questo fondotinta in stick di Benecos mi sento di consigliarlo. A me devo dire che insomma, soprattutto magari anche col freddo, così col fatto che magari poi ritocchi nei punti più disparati del viso, causa mascherina, sta piacendo veramente tanto. Allora, poi, allora questo probabilmente l'ho mostrato anche in altri video ed è questo ombretto mono di Bourjois. Allora, Bourjois è, almeno insomma nella mia zona, è reperibile un po' in tutti i Tigotà, anche i Tigotà più piccoli hanno comunque il corner make-up di Bourjois. Allora, questo tra l'altro è... Sì? Si sente? Sì, facciamo sentire? Sì, con questa specie di calamita. Allora, qui poi c'è anche lo specchietto, adesso io magari lo copro. Questo è l'ombretto, vi faccio... Eccolo qua, sì, si vede proprio, diciamo, questo colore quasi bronzo. A me piace molto, appunto, un po' per il periodo autunnale. Anche questa è una riscoperta, probabilmente ve l'ho mostrato anche in altri video. E va fatta attenzione se se lo si vuole portare via a questo tipo di chiusura, cioè va magari protetta un attimino la cialda, perché sennò c'è il rischio che poi vada a sfaldarsi, a distruggersi. Allora, questo viene diciamo descritto come un ombretto a tenuta 12 ore, vabbè, insomma, diciamo lunga tenuta, ecco, mettiamola così. Questa è la colorazione 05. Movie Star, poi comunque eventualmente qualche info io la riporto in info box anche per iscritto, che insomma è sempre meglio, ecco. Ripeto, Bourjois, sì, non so se se sia reperibile anche online, comunque diciamo anche nei Tigotà che magari hanno pochi brand di make-up è presente il corner di Bourjois. Indicativamente a prezzi medi, però spesso un po' tutti i mesi, diciamo quasi tutti i mesi, si trovano delle offerte. Io sinceramente sì, a me piace molto veramente, insomma, questo ombretto io me lo sto godendo veramente tanto e insomma è una tipologia di ombretti in polvere, che se anche appunto poi come me non avete questa mano magica del make-up, insomma, e vi interessa provare qualche referenza di Bourjois, io vi consiglio. Scusate, eccolo qui. Poi, allora, rimanendo sempre in tema ombretti, ho riscoperto questa palette di Smashbox. Questa è una palette di 3-6, sono 8 ombretti, tra l'altro qui sul retro vengono anche riportati i nomi. Questa è una palette della collezione Cover Shot ed è la Desert Eye, anche questa sicuramente l'ho mostrata in altri video. Si vedono, ecco, tutti questi colori nella gamma, diciamo, dei marroni, del dorato, c'è questo verde. E appunto io vi faccio vedere proprio perché a me ha colpito tanto come colore del bosco, come colore dell'autunno, proprio questo verde, insomma. Il verde, siccome ho trovato magari, diciamo, anche maglie, ho trovato insomma un po' di abbigliamento e accessori nel verde, diciamo sia, diciamo, anche poi d'estate, adesso sto continuando d'autunno. Se magari durante l'estate usavo una palette
occhi nei toni del verde, ma passatemi il termine, con altri verdi, adesso ho riscoperto questa perché mi ricorda un po' proprio, non so, questa passeggiata nel bosco e tutto. Vediamo se poi anche questo, diciamo, sì, anche un po' più dorato, insomma, mi piace molto anche vederli in qualche modo accostati. E appunto sto riscoprendo, sto godendo, insomma, così. Diciamo con qualche idea, quindi do sfogo a quel po' di creatività che mi sorregge. Allora, vediamo se riesco. Sì, no, il verde effettivamente è rimasto un pochino di più. Altra palette di Smashbox. Io, diciamo, per il periodo autunno-inverno, insomma, amo, e anche questa effettivamente ve l'ho mostrata in altri video, queste mini palette da, sì, 8 ombretti di Smashbox. Anche qui poi sul retro vengono riportati i nomi delle singole cialde. Allora, è sempre una palette della collezione Cover Shot e questa è la Denim Eye. E effettivamente dopo il verde, ecco qui, tra l'altro poi si vede anche questo che ha il buchetto. Questi toni, diciamo, del blu, dell'argento, anche qui c'è qualche dorato e giustamente, insomma, eccolo qua. Questo è un colore molto molto particolare tra l'azzurro e il blu. A me è piaciuto molto, effettivamente, insomma, si vede anche, anzi, magari vi copro, ecco lo specchio qua, insomma, che è quello in cui ho fatto anche il buco, insomma, questo piccolo buco, il buchetto, chiamiamolo così. Allora, ok, ed eccoci invece con questo prodotto di Chanel. Questo è un blush in polvere, eccolo qua, piano piano, insomma, eccolo qua. Sì, vi tolgo lo specchio. No, allora, ecco, questo si vede che ha i toni appunto un po' tra rosso e rosa, è molto molto particolare, insomma, io l'ho voluto proprio perché mi piacciono i blush nei toni del rosato, dell'aranciato, comunque anche magari nel rosso, e siccome questo è, io l'ho trovato tanto particolare, ho voluto prenderlo. Scusate, lo richiudo momentaneamente. È il appunto Fard in polvere 320 Rouge Profond. Poi comunque, insomma, vado a riportare anche l'informazione per sì, vado a scriverla poi giù nell'info box. Allora, vedo di fare magari. Sì, si vede abbastanza mettendolo così, anche se è un colore molto molto particolare. Io questo l'ho voluto prendere perché ho avuto, insomma, la possibilità di provarlo con una lezione di trucco e sì, che poi è stato particolare, insomma, lì l'effetto con le luci, diciamo, artificiali, poi vederlo con la luce naturale, insomma, ecco, se vi piacciono questi colori abbastanza forti, particolari, insomma, diversi dal classico blush, sì, altrimenti, insomma, no. Non è un tipo di prodotto che potrebbe essere nelle vostre corde, anche perché comunque poi stiamo parlando di una referenza di Chanel. Io sono riuscita ad averla con un pochino di sconto e ne ho approfittato. Comunque, insomma, parliamo di un prodotto high cost, per quanto si possa cercare in giro o vedere di averlo con qualche sconto, si tratta con un prodotto di un prodotto high cost. Io lo trovo molto bello, molto particolare, molto nelle mie corde, però per, insomma, onestà e per, insomma, se e non, cioè, se amate cose particolari, se amate cose diverse, se amate appunto un blush abbastanza comunque strong, sì. Se invece avete dei gusti magari un po', vi piace qualcosa di più sobrio, di più tradizionale, trattandosi a maggior ragione di un prodotto high cost, assolutamente no, però insomma, sicuramente, insomma, essendo io amante di prodotti
questo trucco, diciamo, colorato, di questo trucco strong, di questi colori insoliti, lo sto amando profondamente. Allora, io vi ringrazio per aver visto questo mio video fin qui, ringrazio per aver nuovamente collaborato con me, Ornella del canale Ornella Maffei, Rosy del canale L'impossibile può diventare possibile e Annalisa del canale Il mondo di Annalisa. Mando loro un grande bacio, mi raccomando, andate a vedere anche i loro video gemelli rispetto a questo mio e ricordatevi di mettere tanti bei pollici in su per noi, insomma, sosteneteci, fateci crescere e insomma, se appunto vi fa piacere supportarci in questa avventura che è YouTube. Io ringrazio i vecchi iscritti, i nuovi iscritti e tutte le persone che in maniera prima di tutto educata, gentile, propositiva e simpatica, commentano i miei video, sbizzarritevi giù nei commenti, fatemi sapere un pochino la vostra, conoscete questi prodotti, vi piacciono, non vi piacciono, giustamente c'è libertà di pensiero, insomma, certo, se il pensiero poi è espresso con rispetto ed educazione, fatemi sapere se c'è qualcosa che appunto vi incuriosisce, insomma, ditemi un pochino la vostra, fatemi sapere magari quali sono stati i vostri preferiti di insomma, questa gran parte del mese di ottobre. Io vi mando un bacio grande, un altro ancora e tantissimi baci perché i baci non sono mai abbastanza. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!